Aspetta che devo spegnere l'altra telecamera perché sennò parlo all'altra telecamera sbagliata. Buongiorno, quest'oggi, come avrete letto dal titolo, ho da offrirvi qualcosa di eccezionale, qualcosa di incredibile, ma forse qualcosa che doveva rimanere proibito. Oggi giocheremo ad Animal Crossing. Animal Crossing MMO per la precisione, dove potremo andare in giro, costruire la nostra casa, pescare, andare a trovare i nostri amici e soprattutto ammazzarli con i fucili. Questo è molto altro su Long Winter. Early Access 1.0, cosa incredibile visto che ha fatto una cosa tipo 150 aggiornamenti dal day one a oggi e ne sono passati 3 di giorni. Le valutazioni sono per lo più positive e sono 162, cosa incredibile visto che Uvana Studios non ha fatto nient'altro a parte questo. Dalla cifra gastronomica di 11,89 euro, con la possibilità tra l'altro di acquistare la soundtrack a 3,99 euro, cosa che... non lo so, non vi consiglio, non ho ancora sentito. Ma infiliamoci dentro. Tra l'altro non so se giocarci con mouse e tastiera o col pad. L'audio la puttana. Ma ho abbassato, ma non è vero! Io andrei in un posto popoloso, però mi piacerebbe anche avere qualcosa con un ping... ma non si possono mettere in ordine di ping. Niente, il massimo che possiamo ottenere è questo, 67 di ping. Uvana 3. Joining Island. Ah, arrivo proprio così! Ma è bellissimo! E niente, il menu già mi rompe i coglioni. C'è il tasto per sedersi per qualche motivo, ok. Ma è già arrivato uno! E qui immagino sia una zona di pesca. È veramente Animal Crossing, comunque. Credo ci sia un po' di lag. Ah, posso travelare? Non voglio travelare per ora. Buongiorno! Interactoli, posso? Ah, qui si comprano. 20 Mortal Kombat, compri i fiammiferi. Però io a questo punto comprerei la canna da pesca come prima cosa, no? Ok. Ce l'ho. Ah, e posso vendere i pesci per guadagnare soldi per farmi la tendina. A posto. Ok, il compendium. Certo. Ecco la canna da pesca, perfetto. E ho 41 soldi, ottimo. Devi trovare un posto per fisciare. Certo che devo trovare un posto per fisciare. Aspetta un attimo, qua ce n'era uno, abbiamo visto. Ma dove ce l'ho la canna? Ah, ma la prendi in mano dopo, ma che bellezza. Quindi? Ah, eccolo. Cos'è successo? L'ho preso? No. Ecco, cammino come un soldatino. Siamo tutti uguali, siamo terribili. Poi queste barre dell'energia è un po' consumatina, ma perché ho pescato? Quanto ci vuole a pescare? Guarda come sono determinate. E che arriva! Ma cosa succede? L'ho preso! Il perch! Lo dice in New Discovery, no? Eccolo qua, il perch. Ah, non mi dà un'informazione sommaria sul perch. Salve, vorrei vendere il mio perch. Eccolo lì, vale solo 30. Va bene, poi come non ho quell'oggetto? Cazzo dici? Mi hanno ciulato il perch? Vado ad esplorare il mondo allora. Questo mondo buio. Da pescatore ad agricoltore, un attimo. Soprattutto perché il grano non è mio, quindi lo sto rubando palesemente a qualcuno che vive lì probabilmente. Cazzi suoi, così impara. Poteva mettere una recinzione o qualcosa. Abbiamo un amante dell'arte qui. Posso entrargli in casa abusivamente? Ah! Mannaggia. Adoro questa cosa. Peccato che sia direttamente MMO. Potevano farla una roba più privata. Perché non è male come gioco, da quel che ho visto finora. Una tenda! La tenda non avrà il codice. Entro. Signor Tacchino, salve. Certo, 60 di ping, insomma. L'ho messo all'angolo! Però con una canna da pesca posso nulla contro il potere di questo tacchino e del suo faccino. Ah, questo non... Ma perché alcune cose mi dice proprio non puoi entrarci, mentre altre mi chiede il codice? Ah, forse perché la casa l'hanno fatta in condivisione con gli amici? Posso andare in acqua? Attenzione! Comunque è veramente Animal Crossing per GameCube. Con le armi, forse. Vedremo le armi. Intanto peschiamo, con la nostra classica determinazione. Ehi! Ma perché la l'esca rimane lì? Che fa lui? Non mi rubare il perch! Stai già pescando. Ma non è vero, che dice? E vai, il pike! Almeno non è un perch, perfetto! Sta crescendo, per qualche motivo, del grano in spiaggia. E vendiamo. Perché ci sono queste torrette wifi col fucile? Bene, ripartiamo alla volta di... e credo la pesca, perché mi serve pescare per potermi acquistare la tendina. Ma se io invece vado via, c'è una mappa? No. Che poi io sto finendo la stamina. C'è un modo per riposare? Posso andare, non lo so, sotto un alberello? C'è un cartello qui che dice casa d'Otelbola. Piacere. Eccolo! Perch! E vai. Un'altra base dove si spawna?
Vediamo se comprano o vendono roba diversa. Yes, qui comprano la legna, vendono armi per il fucile, vendono il satellite communicator. Però non ho nulla da vendergli, purtroppo. In base a dove vado nella mappa posso sbloccare roba. Però mi dice anche travel. Se pago mi porto in un posto fico, safe, credo, a questo Sand Lake Outpost. E lì magari si riesce a fare più soldo. Molti pesci possono essere cotti al e mangiati al campfire. Quindi io metto il mio perch e lo mangio. Ed è così forse che si recupera la stamina. Cos'era questo rumore di sega? Perché? Tasto destro si mangia. Perfetto! Comodo. Strano. Questo è stato strano. Che cos'è questo? Uno zainetto! E mi spara, ma siamo scemi! Ma questa è mia follia! Ok, la barra dell'energia è anche la barra della vita. Buono a sapersi. Magari ce la faccio. Approccio stealth. Ah! Aspetta, ce la faccio. Mangia il pesce. No, l'ha cacato il pesce. Scemo! Vado! Non ce la faccio, Che paura! No, ce la faccio! Prendi tutto! Tutto è bene, quel che finisce bene. Magari quello era lo zaino di uno che si è avventurato troppo oltre. Ah, me sto vicino al fuoco, che in teoria mi ridà energia. Sì, con calma, ma me la ridà. Puoi mettere col mangiarti un perch. Camminano tutti veramente come dei soldati. Ma sei seduto giusto, anch'io. Opla. Sai che magari la lore è che noi siamo stati catapultati qui per fare un'esperienza militare. Per allenarci, per renderci più forti, più simpatici, più pericolosi. No, dai, ma questi fiori non si vendono qui. Vabbè, arrivederci. Permesso, grazie. Ah, ma erano qua i fiori, ma vaffanculo. Ma io li ho raccolti dallo zaino rischiando la vita. Si trovano qui. C'è la torretta, quindi la eviterei. Questo è il limite della torretta. Arca troia, ma allora siamo pieni, Stronzi. Magari si potrà costruire qualcosa per andare... Posso notare dall'altra sponda? Mi piacerebbe zoomare un pochino di più. Ma non importa, non voglio esagerare. E qui abbiamo differentissimi tipi di fiori, ma ce ne sono veramente tanti. Tantissimi. Vending machine, ti prego dimmi che compri fiori così divento ricco. Ah, ricco più o meno, Parolone, ma non sento camminare gente, adesso mi ruba i fiori sicuro. Bastardo, dove vai? Guè, te sai. Ho abbastanza soldi per comprarmi o un viaggio o il cazzo satellitare. E non so cosa convenga di più in realtà. Io quasi quasi voglio viaggiare lì. Vediamo che succede. Sergente Lake Outpost. Quanto dura sta roba? Si è bloccata. Che succede? Mi picchiano? Ah, un NPC? Come ci sono gli NPC? Buongiorno! Devo raccogliere tutte le piume prima di sbloccare questo vendor. E con lui tutte le piante. Oh, mamma. Questo è achievement. La motosega. Quindi qui che si fanno i soldi veri? È diventato notte, vai, io mi metto a pescare. In teoria qui si trovano i pesci della Madò. Perch, niente. Ma niente, semplicemente questo è un altro posto, con altra gente che ci vive. Ah, questo qui elegantemente si è messo un piastrellato prima di entrare in tenda. D'altronde c'è gente elegante anche in campeggio. Buongiorno. Non sto più trovando punti di pesca. Sono venuto qui in questo paese rinomato, è tutta una merda. Niente, sempre perch. Riusciamo ad arrivare a 200. Adesso vediamo di comprare questo coso e vediamo che succede. Ah, mi dice semplicemente dove sono. 3 nord, 24 ovest. Vabbè, sono informazioni che prima non avevamo. Ah, che bella casa! Si è fatto la scheletta per uscire comodo, il bastardo. Ah, capito, ma voi non potete colonizzare il bordo! Stronzi! E come ci passa uno? Attenzione, c'è l'inverno. Aia! Che cazzo? Stavo leggendo il cartello, mi spara! C'è scritto peace poi! Ma che bello! Tanto a un certo punto in poi neve. Qui secondo voi è la casa che ha scaldato e ha sciolto la neve? Oppure... Oddio, sto perdendo i sensi. Mangio. Rainbow Trout! Vai! Adesso sì che si fanno i soldi veri, se sopravvivo. Cazzo, che doppietta, Mamma mia, se sono il fenomeno della pesca. Adesso però c'ho una saccoccia piena di trote. Vorrei venderle e sopravvivere questo inverno eterno. Dei capannoni? Oh no, PlayerUnknown. Ma è bellissimo. E Rust, è la porta. Mi chiudo dentro. Ma che pro. Forse c'è qualche oggetto, ma non qui. L'ho già lootato? Qui c'è una cassa. Come è usato da qualcun altro? E chi è questo qualcun altro di cui si parla? Rimbombo dell'audio dentro l'hangar. Comunque sì, ha un vibe di Rust. Animal Crossing. Animal Rusting. Chissà se anche qui possiamo fondare una religione. Quanto cazzo ho camminato che non finisce più sta neve? Oh, grazie, sono arrivato. Ma questo ha piantato la tenda in acqua? Dai che ce la facciamo, tornare in patria. Ragazzi, non sapete che cazzo di avventura, Fatemi sedere qui con voi. Ah, questo è uno stronzo. Sta chiaramente laggando contro il muro. 2,58 per la trotta. Che cazzo mi spara? Non è a me. Ah, allora non ne frega niente. Vara soldi. E adesso che mi compro? La tendina. Ma perché non la casa? Forse è un upgrade la casa?
Ok, non male il crafting book, ma assolutamente sì. E anche il cooking. Il workbench, cazzo, era utile. Permesso, ciao Franco! Ma guarda te! Aspetta, il crafting book? Ma me lo posso imparare o me lo devo tenere nel culo? Scusa. Semiautomatica. Basta avere la scatola per la semiautomatica. Che cazzata da fare. C'è il cooking. Ma questo non è molto utile. Oh, cazzo, sì. Qui non posso. Ah, perché è proprietà privata. Scusi. E quando è che inizia la proprietà di uno e finisce quella di un altro? Che non vedo. Non c'è spazio. Ma hanno costruito dovunque sti bastardi. Non c'è un angolino per me? Nulla. Camminiamo. Prima o poi troveremo un appezzamento. Dai che ci siamo, vendiamo i pesci. Ma questi che disboscano di venerdì sera? Olè, crafting table. E come funziona? Workbench. Ah, lo devo piazzare, magari da un'altra parte. Bella raga. Non rispondono, maleducati. Posso anche rotarla, non che serva. Sembra che sto cercando l'oro col metal detector. Si dovrebbe fare nel quartiere un po' più residenziale, secondo me. Non è che possiamo avere tutti la villetta. Non credevo fosse possibile. Ah! Finalmente la nostra casa. Posso mettermi la working? Oh sì. E come funziona? Ah, una volta che ho visto... Aspetta, fermo un secondo. Una volta che ho visto il recipe... Peccato che non me lo salvi. No, lo posso aprire qui di lato. Carino, ma scomodo. Posso mettere il coso nella tenda? Ok, mi servirebbe la motosega. Però, ovviamente, non posso fare la motosega. Vabbè, ciao. Ma io adesso come so dove vivo? Il 23 nord e 2 ovest. Come Rust, cioè ve lo devo ricordare. E vai! Fenomeno della pesca. Porca puttana. Sto lag è veramente cattivo. Mi sono già dimenticato dove vivo. Perché paura? Ma perché? Perché? Che cazzo succede? Perché uno ha tirato fuori un'arma magari. Gli spara per quello? Sì, ma con che cazzo di audio? Questi sono dei criminali. Posso rubare? Il problema è che adesso probabilmente mi aspettano fuori. Con chi ce l'ha? Con lui? Tasto destro? Madonna, che disastro! Perché vibra tutto? Eccola che droppa la legna. Ma bellissimo. Casa mia? No. Di che colore era la mia tenda? Sì. No. Dentro. Che fatica. Allora, dentro devi andare. Ma perché? Questa è casa mia. Dai. Oh, che fatica. Vorrei depositare la legna. Perfetto. Ma se io volessi mettere via le cose... Oh. E con questo blocco all'interno della nostra casa, come se fossimo a marzo 2020, direi che ci possiamo fermare. Titolo molto interessante, ovviamente, nella sua versione 1.0.0. Un Animal Crossing Rust, pieno di sorprese e di carinerie. Va ancora un po' aggiustato, però devo dire che tutto sommato non è male. No. Però ormai ho chiuso. Vabbè, torno dentro.